Buonasera e benvenuti in questo nuovo gameplay sul mio walkthrough di Haze Dusk Falls, questo dramma interattivo che abbiamo completato per adesso nella sua prima parte, nel suo primo libro, con i capitoli che vanno dal capitolo 1 al capitolo 3. Oggi tocca iniziare il secondo libro che va dal capitolo 4 al capitolo 6 e da quello che ho capito è il libro finale, quindi da quello che posso intuire dal punto di vista della sceneggiatura, dopo un climax così, così bello, così interessante alla fine del terzo capitolo che abbiamo giocato nello scorso video, qui probabilmente ci sarà da rifondare, ci sarà da ricostruire un po' quello che sarà poi il climax finale. Quindi sono davvero curioso di vedere dove andrà a parare ora la storia, perché lo status quo è stato definitivamente cambiato anche in base alle nostre scelte, perché vi ricordo che in questo gioco le scelte che facciamo vanno a modificare di gran lunga poi il nostro percorso. E detto ciò, direi di iniziare, però vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi delle scelte che sto facendo, cosa ne pensate del gioco e delle scelte che magari aveste fatto voi in momenti più topici del gioco. E di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Ora tocchiamo qui per iniziare. Questa ricordo essere Prima sempre di iniziare ad Zoe. andare in piscina, Esatto. correvo. 5-10 chilometri. Non era importante. Non quanto veloce scattassi, né arrivare prima. Lei a quanto pare è rimasta traumatizzata da quello che è successo, eh? Era come cercare di seminare la mia ombra. Ma non è dalla mia ombra che scappo ora. È dalla sua. E correva già da molto prima di me. Ho detto spegnete il motore! No, filato. Devi riprenderti. Scusa. Io ripeto che sarebbe divertentissimo rifarlo, fa fallendo Si vede apposta niente di tutto. fuori. Non ci posso credere. Ah, siamo vivi. È già qualcosa. Lo capisci che è finita, vero? Potremmo andare al capanno. Come? Su un tappeto magico. Metà del dannato stato ci dà la caccia. E se qualcuno sa che esiste? Gli sbirri saranno quasi a Devil's Gulch prima che capiscano che non siamo lì. Il capanno è isolato. Berra non ne ha mai parlato con nessuno. Non lo sappiamo con certezza. È un rischio enorme. Gesù, Tyler, da qualche parte dobbiamo andare. Screti con Ma, screti con Tyler. Schieriamoci con Ma. Ma ha ragione. Il capanno è il posto più sicuro. Nessuno te l'ha chiesto. Ehi, non parlargli in questo modo. Sentite, siete scappati. Ora mi lasciate andare? Zitto. Rapinare lo sceriffo, un autobus per il Messico. Cazzo, ma! Continuiamo a fare un errore dopo l'altro. Abbiamo lasciato Dale lì sdraiato. L'abbiamo abbandonato. Perché non ne parliamo in privato? Tienilo d'occhio.
So che nulla è andato secondo i piani. E ciò che è successo. Ehi, apri la portiera. Cosa? No, non posso. Ma ora potrebbe essere la mia sola possibilità. Dobbiamo fare del nostro meglio. Se Tyler ti vede, non lo farà se ti muovi. Forza, ti prego. Dove lo... Ovviamente apriamo la portiera se c'è la scelta, eh sì. Sblocca la portiera. Loro due sono amici. Veloce, prima che se ne accorgano. Diretti il più lontano grazie. Possibile. Possiamo farcela. A proposito di Yellowstone. È tutto ok. So che non ci andrò mai. Mai dire mai. Vedete okay. Che avevo intuito bene. Mi sa che quello che ho detto nello scorso video si avvererà. Dipende dalle scelte che faremo, certo. Si però... sentirà per chilometri. Come ha fatto ad aprire la portiera? Dai. Ormai è fatta. Andiamo e basta. Andiamo verso il capanno, saremo al sicuro. Prendiamo l'autostrada prima che l'elicottero torni. Vince è sopravvissuto al Desert Dream, ok. Era la nostra unica merce di scambio. Le persone non sono merce. Bravo, diglielo. Sicuro che non ha detto nessuno del capanno? Quasi non ne ha parlato neanche con me. Credo che ci sia la moto e del cibo. Visto? Ora vedi il bicchiere mezzo pieno. Vabbè, però che sfigati, cioè. Forza! Sempre cercare nel vano portaoggetti. Funziona sempre. Credo di aver visto qualcosa. Libro 2, espansione. Ok. Quando un animale impazzisce, tutto quello che un uomo può fare è abbatterlo. Non dovevamo portarlo. Ehi, andiamo al capanno a strafarci. Ma dov'è? Perché non riesco a trovarlo? Il capanno...
Mi serve dell'acqua. Ai confini del mondo si trova la fortezza delle meraviglie. Tutti quelli che l'hanno cercata sono morti. Tranne un giovane avventuriero senza paura. Si chiama Ashua Lima, famoso per il suo coraggio, il suo onore e il suo... La sua determinazione. La sua capacità di prendere decisioni in un secondo. Questa è la storia della sua missione. Ta ta ta! Due mesi prima al motel. Ok, lui è figlio della ragazza che è stata uccisa. Ok. Guarda, Shima, ho disegnato quella storia del forte. Sai quello che ha visto Ryan? Nella foresta. Non ci sono forti in Arizona. Se l'ha inventato. No, è vero. Faceva trekking con suo padre. Sul crinale c'è un masso a forma di dente di squalo. È lì che l'hanno visto. Mm-hmm. Stavo pensando, non sarebbe fantastico se andassimo anche noi a cercarla? Potremmo accamparci per la notte e, non lo so, fare un sacco di cose, tipo... guardare le stelle. Sederci sotto il cielo notturno e guardare le stelle cadenti. Solo io e te. Se vuoi stare all'aria aperta, perché non vai a farti un giro in bici? E prendi la posta già che ci sei. E poi questo weekend non possiamo, perché... Perché sei impegnata, come sempre. Papà sarebbe venuto. Hai idea di che razza di uomo fosse tuo padre? Va bene, lo faccio. Come vuoi. Conosceremo il padre di Ash nella timeline del presente. Ehi, piccoletto, stai attento su quella strada. Presto sarà buio e non hai le luci. Prendi la posta, Ash. Oh, si è incazzato, eh? Vabbè, anch'io sarei un po' arrabbiato, sinceramente, dal suo punto di vista. Oh, temporali a dritta! Salgo a 10.000 metri! Di pilota, e ora la missione continua a piedi. Oh. Oppure Ash troverà Jay nel presente. No, non va bene. Oh, mamma, se tu fossi venuta con me, l'avremmo già fatto. Ci sarà qualcosa da mangiare. Ah, eccoti qua. Ah.
nessuno. Va che bel cinghialotto! Dove siamo, a Roma? Parla in toscano, no, parla in tono calmo. Spaventalo, scappa. Mi sa che l'unica cosa che potrebbe funzionare è questa. Bravo, maialino. Fermo. No, niente. Forse avremmo dovuto spaventarlo. Oppure se avessimo conservato il cibo avremmo potuto tirargli addosso. Su un crinale, vicino a una roccia a forma di dente di squalo. Dell'acqua per riscaldarmi un po'. Allora, dai un'occhiata alla trappola, controlla il tavolo, riscaldati, bevi. Facciamolo bene, no? Prima però facciamolo cercare qui. Ora mi mangerei qualunque cosa. Che schifo. Che schifo. Infatti. Ma che... Ora facciamoli controllare il tavolo. Questo è un avvertimento Holt, paga. Questo quindi è il capanno degli Holt. Lui magari verrà trovato invece dalla madre e dal fratello maggiore. Oh, speriamo che ci sia un kit di pronto soccorso. Ah, quindi non l'ho fatto bere. Ok, va bene. Sbrigati. Cerotto, antidolorifici, farmaco per la tosse. Allora, fai così, prima cerotto e poi garza. Vedo che alla fine si è solo sbucciato il ginocchio, no? Non penso che gli servano antidolorifici. Mesi dopo al motel Desert Dream. Ok. Agente Bradley? Novità? Mi dispiace, ma li abbiamo persi nel bosco. Inviate squadre di ricerca e avvisate le radio locali. Voglio che tutto il paese senta il nome Holt. Ricevuto. Gli Holt, pensi che li prenderemo? Direi 50 e 50. Le prossime 24 ore saranno decisive. Dipende solo da quanto saranno furbi. Tre ore dopo, ok. E eccoci con Jay. Zaino, si è risvegliato in casa? Cosa? Ritratto di famiglia, foto d'infanzia, finestra. Ritratto di famiglia, vediamo in che casa si è svegliato sto tipo.
Ok, e poi zaino. Ah, non fa nulla. E allora finestra. Meglio restare qui. Lettera. Ecco la cosa che dobbiamo fare. Eccola qui. Gentile signor Dorland, Vanessa è stata sorpresa a fumare di nuovo questa mattina. Se succede ancora, sta andando troppo veloce per leggerlo in italiano qui sotto. Se succede ancora, sarà sospesa. E quindi, ancora, inoltre, pre la preghiamo di ricordarle che tutte le magliette, specialmente quelle con linguaggio esplicito o che inneggiano, insomma, o che bestemmiano, sono ovviamente proibite. La mia tolleranza per questa situazione sta solamente andando troppo oltre. Ok, questo è il preside della scuola. Struttura completata. Quello è Woodman Cottage. Era di mia madre, quindi non farlo cadere. Sei tu che mi hai trovato. Eri messo parecchio male. Continuavi a blaterare di un capanno o qualcosa del genere. Ti sei perso? Questa è la No, famiglia di Vanessa, è io la famiglia sono stato investito della da ragazza uno. morta. Dove? Nella foresta? Lei ci somiglia molto. Sull'autostrada. Devo aver battuto la testa e vagato. Oh. Wow. Forse dovrei chiamare il 911. Ti porterei all'ospedale, ma non posso usare la macchina. No. Non me lo posso permettere. In America è effettivamente una scusa È che che la potrebbe mia andare famiglia bene. non può permettersi le spese mediche. Non hai un'assicurazione? Sì, ma sai com'è? Ti fanno pagare più di quanto puoi. Beh, sono contenta che tu sia vivo. Per un po' non ne ero sicura. Stai bene? Andavi al liceo di Turok, vero? Io. Sì, il liceo. Ci sono andato per un po'. Ah, ecco. Mangiavi da solo sotto quell'albero vicino al parcheggio, giusto? Sotto il ginepro. Sì, ero io. Ricordami il tuo nome. Romance in arrivo? Sono Dean. Ciao, Dean. Sono Vanessa. Senti. Posso riposarmi qui per un po'? La testa mi sta. Non ti darò fastidio, promesso. Non mi dispiace un po' di compagnia, ma devi andartene entro le 8 o mio padre ci ucciderà entrambi. E giusto per essere chiari, una volta a uno ho dato un calcio nelle palle così forte che si è ingoiato la lingua. Buono a sapersi. Questi sono vecchi, ma sono puliti. Grazie. Allora, perché hai lasciato la scuola? Ti sei rotto della camba e che mette sempre tutti in punizione? Nah, ho mollato. Siamo in due. Voglio dire, tecnicamente mi hanno tolta per mandarmi ad una stupida scuola cattolica dove mi impongono come vestirmi e cosa pensare, ma per te com'è andata? Preferisco la vita all'aria aperta, mettiamola così. Odiavo stare al chiuso tutto il giorno. E la palestra? Volevano insegnarmi a giocare a basket. In quel campetto con il condizionatore sempre rotto. Sì. Vedi? Molto meglio. Vivi! Dov'è il mio sandwich? Arrivo subito! Chi era? Oh, è solo la mia mima. Hai fame? Porterai bene oggi, vero Mima? Aspetta, ho dimenticato le sigarette.
Ma se non fumi da anni? Davvero? No. Ci sono nuovi sviluppi su quello che la polizia chiama il massacro del Desert Dream. Mentre uno degli assalitori è stato ucciso sulla scena, è stato confermato che gli altri tre sono ancora a piede libero. Ti va bene prosciutto e formaggio? Ah, ma non di quelli schifosi già affettati. L'assalitore deceduto è un certo Daylord di Turok, già condannato per aggressione. Quindi la radio sarebbe incredibilmente sospetta, non trovate? Lascialo accesa. Tanto cosa ne sanno loro? Mima, abbiamo visite. Salve. Aspetta, questa voce la conosco. Oddio santissimo, sei a casa. Sei davvero tu, Matty? No, non sono io. Mi dispiace, non ci conosciamo. Mi chiamo Dean. Oh. Matty è morto, vero? Sì, Mima. Quante cose ci dimentichiamo. Vieni, fatti aiutare. Ma allora, Dean, cosa fa tutto il giorno uno che ha mollato la scuola? Non ti giudico, sono solo invidiosa. Lavoretti in casa. Non mettiamo lavoro part time perché potrebbero poi chiedere dove lavori. Mi prendo cura del giardino. Insomma. Se i miei fratelli sono a casa, a volte andiamo alla discarica e cerchiamo roba da aggiustare. Certo. Chi non va a distrarsi in discarica? Ti dico una cosa. Matthew faceva i panini meglio di lui. L'ho fatto io il tuo panino. E infatti sa di cartone. Perché non vuoi che usi le salse? Vado, in TV c'è la signora in giallo. È stato un vero piacere, Dave. Era il mio idolo. Aveva la patente per la moto, sapeva fare karate. Ora non riesce neanche a trovare i pantaloni o non si ricorda come si mettono. Matthew è tuo... Mio fratello. È morto in un incidente d'auto. Cosa è successo? Siamo curiosi noi, L'anno scorso, a primavera. Matt era in punizione, come sempre. Siamo sempre in punizione. È andato a una festa di nascosto. Ha detto che non mi sarebbe piaciuta, ma penso volesse solo tenermi fuori dai guai. Quando non è venuto a colazione, papà era furioso. Poi ci hanno chiamati. È successo mentre tornava a casa. Anche mio fratello è morto. Da poco. Come? Gli hanno sparato. Cazzo. È terribile. Lo so. Senti, ti scoccia se studio un po'? La prossima settimana iniziano gli esami e non ho aperto libro questo semestre. Posso sparecchiare? Fai pure. Sai, non hai fatto male a mollare. Nel senso, ci serve davvero sapere come Andrew Jackson cambiò la presidenza degli Stati Uniti? Non credo. Se capita questa domanda, la salto. Quindi, eri molto legato? Eh? A tuo fratello? Sentimenti contrastanti, mettiamo. Una volta mi ha sparato 6 colpi con un fucile ad aria compressa. Ma mi difendeva quando papà era ubriaco, quindi direi a seconda dei giorni. Tuo padre è un ubriacone o roba simile? Era un ubriacone. Ora è mezzo morto in un ospedale per veterani. Accidenti. Sei sfortunato quanto me. Cos'è successo? Incidente domestico, non andiamo troppo sul... Stava dipingendo un tetto. Non sullo specifico. È caduto dalla scala. In un modo che... Oh, cavolo. Mi dispiace.
È orribile da dire, ma a volte vorrei che mio padre cadesse da una scala, o che so io. Ehi, non dire così. Capiresti se lo conoscessi. È un maniaco del controllo. Non potresti scappare, dai, faccia scappare tutti in questa storia. Hai pensato di andartene? Lasciare tutto e basta? Ma dove potrei andare? Beh, da qualche altra parte. Non c'è nessuna. Che grandissima idea, Jay. Comunque, scusa per questi discorsi. Ehi, vuoi aiutarmi a studiare? Oh, non credo di poterti aiutare. Sì, invece. È sempre meglio in compagnia. Ok, va bene. Minnesota? No. Wyoming? Neanche. Ah, oddio, mi arrendo. È l'Alaska. Oltre 3 milioni di acri di parchi protetti. L'unico posto in cui ce ne sono di più è il Canada. Fa vedere. Sarebbe figo se lei in realtà sapesse chi è lui. Cosa? E sta facendo tutta questa recita apposta per tenerlo qui. Creò il servizio mentre arriva la polizia. Però non avrebbe senso perché la polizia era proprio lì fuori. Tra cui il Grand Canyon. Aspetta, mi sa che l'ho visto in TV. Boh, sapete che non ho pari idea. Mettiamo Roosevelt. Credo sia Roosevelt. E quale Roosevelt? Theodore? Che cazzo ne so io, scusami. Theodore. Teddy. Come diavolo facevi a saperlo? Ma in che senso è giusto? Me l'ho sparato a caso. C'era questo Muir, un naturalista, che andò in campeggio con Roosevelt una volta. Lo convinse a creare una legge per proteggere la natura. E Roosevelt lo fece. Wow! Vuoi fare l'esame al posto mio? No! Peccato, perché verrò bocciata. Jay, sta palesemente flirtando con te, cioè. E quindi? Non serve un test per sapere che sei intelligente e sai cosa... Piscino, no? Dean, sei stato davvero dolce. Merda, è tornato presto. Di che sei un amico di scuola. Anzi no, di che siamo compagni di studio. Ci hanno messo insieme a scuola perché... Ciao papà, pensavo lavorassi fino a tardi. Non ho visto macchine qui fuori. Lui chi è? Lui è Dean, di scuola. Ciao Dean di scuola. Salve signore. Beh, sono felice di vederti studiare. Ma ricordami, Dean, a quale scuola vai? Dovrebbe essere la Bridge lei? Alla Bridgely. Sì, esatto. Dean è nuovo, per questo la segreteria didattica ha istituito un gruppo di studio. Bene, ma non hai chiesto il permesso. Beh, non c'eri e non potevo. Meglio che vada. Tu non vai da nessuna parte. Voglio sapere con chi passa il tempo mia figlia. È uno sbirro. Ho un'agenzia di sicurezza. La sua compagnia sorveglia le banche. In una città dove non ci sono rapine da decenni. Basta così. Comunque, le cose potrebbero cambiare. Hai sentito del massacro al motel sulla Route 66? Ah, giusto. Prima, alla radio. Chiediamo cos'è successo, dai. Cos'è successo? Lo sai? A quanto pare tre fratelli hanno fatto casino durante una rapina e si sono rifugiati in un motel. La cosa è degenerata. Beh, è finita? Non proprio. C'è una caccia all'uomo in corso. Una volta che l'FBI avrà gli identikit di questi Holt, tutto il paese vedrà le loro facce. Jason! Vieni qui, mi serve una mano! Tornate a studiare. E la prossima volta chiedi prima di portare uno sconosciuto a casa. Scusa, mi dispiace tanto. È meglio se me ne vado. Puoi,
Non ancora. Vanessa? Dov'è l'audiolibro di Mima? Aspetta, probabilmente è in bagno. Congedati o sguscia fuori? Sguscia fuori è ancora troppo da... Cioè, è troppo sgamo, quindi facciamo congedati. Papà, hai controllato nel cassetto della biancheria? E perché mai in un cassetto della biancheria? Chiedilo a lei. Ehi, devo proprio andare. Devo tornare a casa e mi sento molto meglio. Grazie per avermi salutato, almeno. Mi hai salvato la vita. Non so come ringraziarti. Potresti aiutarmi di nuovo a studiare? Davanti a un caffè? Ma sì, ma scusa, cioè... Ho sempre voluto provare un buon caffè. Aspetta, ti do il mio numero. Chiama. Dopo certo sarà estremamente complicato dirle la verità, ma è questo il bello del gioco, no? E come vi avevo detto, questo è un capitolo di ricostruzione. Stanno aggiungendo nuovi elementi alla storia. Jay, sei lì dentro? Attenzione, attenzione, dobbiamo prendere velocemente una... Nasconditi dietro la porta, no, perché è per terreno agguato, andiamo sotto il letto. Nell'armadio no, perché lo aprirebbe magari per metterci dentro qualcosa. Il letto... La scelta migliore, probabilmente. Appendi questi scoiattoli nella dispensa. Ma con chi sta parlando sto tipo? Vedi che l'armadio l'avrebbe aperto, esattamente. Cacca sotto, con le vostre lettere minatorie. Che c'è? Non volete affrontarmi da uomini? No, ho sbagliato. Cazzo! Fanculo. Cosa cazzo ci fa? Parla. Sono ferito. Io mi sono fatto male. Dove? Ho visto graffietti peggiori. Caga sotto. Come fai a sapere di questo posto? Chi te l'ha detto? Nessuno. Non me l'ha detto nessuno, lo giuro. Sei un po' troppo giovane per lavorare per quegli stronzi. Ma qualcosa mi dice che non mi stai dicendo la verità. Ho detto la verità, solo la verità, giuro. Nessuno mi ha detto di questo posto. Esatto, perché non esiste. Secondo me tu sei qui soltanto per rubare le mie cose. Oh zio, stai calmo. Non ho rubato niente. Stavo solo guardando, ma non ho preso niente. Guardare, curiosare, è la stessa cosa. Di dove sei? Mamma è metà di ne e metà Maori. Intendo dove vivi, testa di cazzo. Non importa. E tua madre? Sa che sei qui, ladro. No, sono uscito di nascosto. A lei tanto non importa di quello che faccio. E non sono un ladro. Una volta ho beccato un ragazzino che cercava di derubarmi. Gli ho messo un coltello alla gola. Un coltello proprio come questo. Non farlo. Perché? Cosa credi che gli abbia fatto? Liberarlo? Gli hai tagliato la gola. Pensi che io? Ci sono due cose che devi sapere di me. Uno, non uccido bambini. Ok, lì probabilmente la traduzione era sbagliata. Credo che non ci sia niente. La localizzazione della risposta era sbagliata. Eh già, sangue del mio sangue.
Infatti non capivo cosa volesse dire liberarlo. Il maggiore dei tre. Quei ragazzi non si azzarderebbero mai a ficcare il naso nelle mie cose. Sai perché? Hanno paura di te, ovviamente. Perché hanno paura di essere puniti? Beh, gli insegno disciplina e rispetto. Devono imparare a essere uomini. Tuo padre non ti ha insegnato nulla. Io non ho un padre. Cosa? È morto o qualcosa del genere? No. Ma mamma non parla mai di lui. Eh? Perché? Per proteggermi? È sicuramente quello che gli forse avrà detto. Non è un uomo buono. Forse ha paura che mi faccia del male o... non so. Sì, certe persone sono fatte così. Ascolta, qualsiasi stronzo con due palle o pisello può diventare padre. Mi sa che stai meglio senza di lui. Ma solo perché lui ha abbandonato tua mamma non vuol dire che tu puoi fare lo stesso, piccolo ingrato. Pa! Ehi, pa! Sei lì dentro? Dunque, ascolta bene, riccioli d'oro. Ti libererò e farei meglio a correre dritto a casa prima che cambi idea. Ma non raccontare ad anima viva di questo posto. Non l'hai mai visto. Capito? Non esiste. Ora vai, polpetta. Più veloce, prima che cambi idea. Pa, a cosa stai sparando? Sì, ma che pollo. Dimmi che non è rotto, dimmi che non è rotto, per favore, per... Mamma, mamma, scusa, sarei dovuto venire subito a casa. Campo avventura. Spero che lei e suo figlio facciate buon viaggio, signorina Walima. Sarà così sorpreso. Era oggi. Oh, mamma. Forza! Puoi farcela! Cavolo, non mi sento per niente bene. Agenti ti stanno cercando. Di a mia mamma che mi dispiace. Ora resisti. Glielo dirai tu stesso. Stai bene? Gesù, cosa ti è successo? Io stavo cercando la fortezza. Ash, di che parli? Che ti è successo là fuori? Non parlare del capanno. Non ovviamente. Sono caduto. Mi sono perso, tutto qui. Ash? Ash? Ash?
Su, su. Ci sono qua io. Adesso ti portiamo in ospedale. Ok? Due mesi dopo, nella stessa foresta, ecco Jet che corre. Fortunati ad arrivare all'autostrada. Figuriamoci al confine. Cercheranno ovunque. Beh, hai un piano migliore. Io no. Jet! Pensavo di averti perso. Hai visto dei poliziotti? Non da quando siamo scappati. Siamo al sicuro qui. Non lo so. Alla radio parlano di noi. Come ti è venuto in mente di sbucare così dal nulla? Ti hanno seguito? So coprire le mie tracce. Allora avete un piano? Quasi uno. Dante è un numero di conto in quel piccolo libro nero. Se è ciò che penso, allora... Ci pensiamo dopo. Prima dobbiamo arrivare in Canada. Canada? Staranno sorvegliando il confine meridionale, quindi andremo a nord. Ma tu odi il freddo. Non preoccuparti, Jay. Ti copro le spalle. Lo sai, vero? E non l'ha proprio fatto ultimamente, però manteniamo le apparenze. Ok? E io le tue. Sei mio fratello. Bene. Farò il primo turno di guardia, voi due riposate. Abbiamo una lunga giornata domani. Pensavo che avresti dormito di più. Stavo sistemando la moto. Possiamo parlare del piano Canada? Non andiamo in Canada. Andiamo in Texas. Conosco un tizio a Eagle Pass che può farci attraversare il Grand Canyon. Allora, perché hai detto nord a Jay? Perché lui non viene. Prima cosa, domani lo manderò a Canada in avanscoperta. Tornerai indietro, saremo già lontani. No, non posso fargli questo. Non ti basta aver perso Dale. Ehi, pensi che io lo voglia? Che voglia questa situazione? Sappiamo che Jay non è mai stato il tuo preferito. Ma l'ho sempre protetto, o no? Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per questa famiglia. Mi faccio il culo da quando avevo 14 anni. Ti proteggo da Pada quando sono diventato abbastanza grande da rendergliele. Cazzo! Non ho praticamente avuto una vita da quanto sono impegnato ad occuparmi degli altri. Per 25 anni sono sempre stato io a pagarla. Tyler il maggiore, irresponsabile. Beh, ne ho abbastanza, ma non affonderò con la nave. Ci sono due posti su quella moto, non tre. E Jay non ne avrà uno. Cosa fai? Me ne vado. È una follia. Io resto, voi due andate. Non sopravviveresti mai qui da sola. Jay invece sì. Praticamente ci vive in questi boschi. Non mi importa. Morirò qui se necessario. Oh no. Ce la faremo tutti, perché Jay farà la cosa giusta e rimarrà. D'accordo, rimango qui. Comunque non voglio venire. Abbandonerebbe il proprio fratello. Una persona stufa di vederti sempre come se volessi essere altrove. Non lo sarei se tu fossi più gentile. Ma piantala. Sei così dal giorno in cui ti abbiamo adottato. Cosa? La tua vera mamma avrebbe dovuto farci un favore a... Tyler! Basta. In che senso la mia vera madre? Mamma... Attenzione, colpo di schiena. Cosa sta parlando?
tu sei di famiglia. Ti ho cresciuto come un figlio. E questo mi rende tua madre. Il resto non conta. Sì, è importante. Tanto ormai lui probabilmente si separa da questa famiglia. Chi è la mia vera madre? Vediamo di sapere però chi era appunto la vera madre. Mia sorella minore, Brooke, è morta dandoti alla luce. Avevi una sorella? Chi è mio padre? Non ce l'hai. Altra rissa, sempre con lui come protagonista, tra l'altro. Non doveva toccare a te, il doveva toccare a te. Che stronzo. Me ne vado. Sperate solo che non mi prendano. Jay, per favore, parliamone. Tyler, che cosa fa? Conosce tutto il nostro cazzo di piano. Jay! Non fargli del male! Jay! Torna qui! Mi sa che qui ora è o lui o noi. Sono tuo fratello. Ti cambiavo i pannolini. So che volevi tenere uno scoiattolo come animale domestico e che odi le patate al forno di Ma. Non voglio farti del male, Jay. Devo solo sapere che non dirai a nessuno del piano. Colpo di avvertimento. Adesso smettila, Tyler. Non sei più mio fratello. Dai, su. Non fare il melodrammatico. Guarda che ti sparo se devo. Non voglio farlo, ma se mi costringo. Vieni giù, Jay. Non farmi incazzare. Jay, aiutami! Per favore, mi spezzerò una gamba! E dove sta scritto che questo è un problema mio? Shit. Però Jay non è così cattivo da calpestargli le dita. Calpestargli le dita però. Alla fine si spezza solo una gamba, cioè sti cazzi. No, non farlo! Meglio se viene catturato dalla polizia, tra l'altro. Certo che no. Avevo solo bisogno di guardarti negli occhi e sapere che siamo a posto. Non siamo a posto. Non lo siamo mai stati. E dai, siamo una famiglia. Ora aiutami a tornare al capanno. Sai cosa? Non era male la tua idea. Me ne vado in Canada. Saluta Ma da parte mia. Sei...
Abbiamo concluso il capitolo 4? Esattamente. Abbiamo libertà, scherzoso e pensatore veloce. Andiamo al successivo. Sono tante cose che non abbiamo visto, eh. Come al solito, tanti bivi. Guarda quanta roba che avremmo potuto prendere. Soprattutto qui, una marea di opzioni diverse. Proprio il finale, appunto, da quando Tyler combatte contro Jay. Molto interessante, bene. E detto ciò, anche questo video sul capitolo 4 finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.